a tutti e benvenuti in questa nuovissima intervista di Bookness. Per me è veramente un grandissimo piacere avere dall'altra parte l'autrice Cristiana Urbani. Ha scritto il libro Vi presento le lingue straniere, il manuale che tutti gli aspiranti studenti di lingue dovrebbero avere. Ciao Cristiana, dici chi Ciao. sei e di che cosa ti occupi? Ciao, ciao a tutti, io mi chiamo Cristiana Urbani, sono un'insegnante di lingue da circa 20 anni e questo libro è appunto frutto della mia esperienza appunto come insegnante e anche dall'osservazione costante che ho avuto in questi anni dei miei studenti e che mi hanno praticamente ispirata a voler scrivere questo libro. Quindi io lo dedico a tutti i miei studenti. E chiaramente anche a quelli futuri che magari ci potranno essere, chiaramente sperando appunto che questo libro appunto venga preso perché è un punto di partenza per chiunque voglia imparare una lingua straniera, una qualsiasi lingua straniera e chiunque magari ha avuto dei problemi in passato con delle lingue e non è riuscito ad impararle perché ci sono delle linee guida anche per loro. E questo è interessante ciò che mi stai dicendo. A me non è mai capitato a scuola, no, che un insegnante mi ispirasse a porgli una domanda: ma perché non fai un libro su ciò che insegni? Perché quando uno insegna, più o meno è aderente ai libri che didatticamente vengono utilizzati nelle scuole. Probabilmente, da quello che sto intuendo, tu hai un tuo metodo specifico che si allontana un po' da quello che uno a livello anche istituzionale impara a scuola. È corretto? Hai un metodo tuo? Per questo te l'hanno chiesto? Diciamo che più che un metodo, io come faccio anche presente nel libro, è più che altro un cercare di impostare la mente dello studente ad accogliere una lingua, che è diversa rispetto al cosiddetto metodo. Cioè il metodo cosa significa? Apri il libro, fai gli esercizi, ripeti e tutte queste cose. Mentre io volevo fare un discorso un po' più ampio, quindi non soltanto fare l'esercizio oppure ripetere le solite cose che si fanno comunque durante l'apprendimento, che sono chiaramente utili, però è proprio una questione di impostazione della mente, nel senso che io devo sapere prima di tutto che cosa sto studiando, cioè nel senso devo imparare l'inglese, ok, ma che cos'è la lingua inglese? Devo imparare il francese, devo imparare l'arabo, una qualsiasi lingua. Quindi si deve sempre partire da che cosa noi stiamo studiando e soprattutto come è fatta la struttura di una lingua. E questo è molto importante perché poi andremo a vedere che tutte le lingue, come appunto io riporto nel libro, seguono tutte una struttura, sia linguistica che riguarda anche magari l'alfabeto, che riguarda le parti del discorso. Quindi ogni lingua ha le sue e quindi magari si parte da una lingua. E si impara la struttura e poi si viene a scoprire che anche altre lingue hanno una struttura molto simile. Quindi io indirettamente sto studiando più di una lingua e non me ne sto rendendo conto. Quindi diciamo che questo è anche molto affascinante come discorso. Infatti lo approfondisco nel modulo sulle famiglie linguistiche, che sono poi quelle che, cioè io diciamo mi concentro molto su quelle europee, quelle che ci riguardano più da vicino, che sono appunto le lingue slave, quelle germaniche, quelle latine, che sono tutte, diciamo, che raggruppano le lingue che parliamo nel nostro continente fondamentalmente e che hanno dei punti in comune. Sì, questo è un po' come quando uno cerca di fare una dieta, oppure come quando qualcuno cerca di sfondare come imprenditore, oppure un atleta. L'aspetto predominante da cui partire è proprio il mindset. Quindi questo aspetto però non era mai stato declinato in questa maniera, o perlomeno io non l'avevo mai sentito per quel che riguarda l'apprendimento delle lingue straniere. Molto interessante. Quali sono quindi gli aspetti principali che devono essere soddisfatti per avere un mindset efficace per imparare una lingua straniera? Allora, la prima cosa secondo me è partire dalla propria situazione personale, perché comunque diciamo che come faccio anche presente nel libro, noi possiamo imparare le lingue in qualsiasi momento della nostra vita. Quindi se io ho 10 anni, diciamo sono in una fase preadolescenziale e ho una certa impostazione mentale, ma anche naturale, dovuta anche alla questione dell'età. Se invece io ho 15 anni o 20 anni, ho un'altra impostazione mentale, se ne ho 40, ne ho 50 e così via,
E quindi la prima cosa da fare è partire appunto dalla propria, ripeto, dalla propria situazione, cioè io che cosa voglio fare, cosa voglio imparare e che cosa posso fare a quest'età, perché può sembrare assurdo, però quelli, diciamo, i ragazzi, quelli più giovani, hanno dalla loro parte il tempo, ok? E il fatto che comunque loro sono, diciamo, in una fase in cui la mente è pronta ad accogliere qualsiasi tipo di informazione e loro sono in grado di elaborare qualsiasi tipo di discorso. Si fa più fatica magari nella fase, diciamo, io la chiamo fase pensionabile, no? Quando ci sono quelle persone che a un certo punto decidono di intraprendere uno studio, diciamo, di una lingua perché si sono appassionati di qualcosa, e allora a quell'età lì il discorso è un po' più, cioè diciamo hanno sì meno tempo, però hanno fatto più riflessioni durante la vita. E quindi magari hanno più motivazione. Quindi diciamo che la prima cosa che io dico di fare è di iniziare a diciamo, fare una riflessione personale su quello che si vuole fare e poi trovare chiaramente diciamo, il punto di partenza giusto. Quindi cominciare comunque a organizzarsi, cominciare come io faccio anche presente nel libro, da dove comincio? Cioè cosa comincio a fare? E soprattutto mi interessa oppure no, perché io dico anche che non tutti magari in questo mondo sono appassionati di lingue, non tutti sono interessati a questo settore, va benissimo, dico che vanno rispettati, però ci sono alcuni che non vogliono proprio per una questione che hanno avuto uno scoraggiamento, diciamo, per via delle esperienze personali che hanno avuto verso una lingua e quindi non sono propensi a volerla riprendere. E quindi io quello che cerco di fare è di dire, guarda che non è così il discorso. Infatti faccio anche una serie di, diciamo, un elenco, di errori più comuni che si fanno quando si imparano le lingue. Magari qualcuno legge questa lista e si ritrova in qualcuno di questi errori. Io chiaramente do anche dei suggerimenti, poi sta alla persona dover fare la cosa. Cioè, ricordiamoci che l'apprendimento non si può delegare a qualcuno. Cioè l'apprendimento è personale, quindi diciamo io ho dalla parte l'insegnante che fa un 20-30%, ma il resto lo devo fare io. Una Quindi sorta questo è di importante. acceleratore di apprendimento, il tuo libro. Esatto, cioè più che altro, ripeto, è un modo per impostare la mente delle persone alla ricezione dei messaggi linguistici, come dico io anche. Per cui tante volte magari uno trascura anche non so, il fatto di sapere come è fatto l'apparato fonatorio di una persona, cioè il modo in cui noi ci esprimiamo, quindi il tono della voce, l'articolazione dei suoni, cioè questo è molto importante anche perché ci aiuta nella pronuncia, per esempio, delle lingue che stiamo studiando, perché non tutte le lingue si pronunciano allo stesso modo, o meglio, le lettere non tutte si pronunciano allo stesso modo, chiaramente. Ad esempio, noi abbiamo delle lettere dell'alfabeto, 21 nella lingua italiana, e ce ne sono magari 26 in quella inglese, che poi diciamo è l'alfabeto quello più conosciuto, e si pronunciano in maniera diversa. Quindi io faccio presente anche questa cosa qui. Cioè, il fatto di conoscere cose che non si tengono in considerazione quando noi impariamo una lingua straniera. Cioè io faccio in questo libro una panoramica, ecco perché dico vi presento le lingue straniere, cioè faccio una panoramica di tutto quello che riguarda una lingua, una qualsiasi lingua, e poi sta allo studente mettersi in moto. Qual è stata la reazione degli studenti dopo che hanno visto che il tuo libro era pronto? Allora, alcuni, brava prof, non ci posso credere, ma alcuni hanno anche, diciamo, mi hanno anche scritto, perché comunque nel libro io ho messo anche una mail, diciamo, dedicata, e alcuni mi hanno anche scritto facendomi anche complimenti, quindi dimostrando anche di aver acquistato il libro, e questo, diciamo, è molto, molto importante perché, comunque, conoscendomi, dicevano, hanno detto che era come se mi sentivano parlare, cioè nel senso erano come se io stessi lì con loro, ecco, per cui è stato un bel complimento, diciamo. Sì, è stata una manifestazione di coerenza, no? In base Certo. a ciò che insegni, hai poi riportato sul libro le stesse conoscenze. Benissimo, vedo che il libro sta avendo le prime recensioni. Come stanno andando le vendite? Diciamo che stanno andando abbastanza bene, oggi anche ho ricevuto
diciamo, un messaggio su WhatsApp di un'associazione che diciamo, ha acquistato il libro perché vuole farlo prendere appunto agli studenti di questa associazione, il che mi fa molto piacere. E appunto diciamo che si sta muovendo abbastanza bene la cosa. Sono contenta perché si cominciano a vedere anche i risultati di questo sforzo e quindi chiaramente è ovvio che io spero che la cosa andrà sempre di più migliorando, chiaramente, e soprattutto perché ritengo che sia, ripeto, un ottimo punto di partenza per chi vuole diciamo, imparare una nuova lingua. Per cui io lo consiglio vivamente a tutti. Considerando che io diciamo, parlo anche di questioni relative anche agli aspetti culturali dei popoli di cui stiamo studiando la lingua, che sono molto importanti, perché comunque, ad esempio, i giorni della settimana nelle lingue germaniche derivano dagli dèi dei germani, ad esempio, così come i giorni della settimana italiani, ad esempio, dagli dèi dei romani. Quindi ci sono anche dei collegamenti, diciamo, tra cultura e lingue che sono anche molto interessanti da conoscere. Per cui quando si impara una parola, si impara, una frase, qualcosa, ah, questo ha a che fare con. Cioè, alla fine diciamo che imparare una lingua è fare anche tutto un collegamento, con tanti aspetti, quindi non soltanto meramente linguistici o legati alle parole, quindi che coinvolgono, diciamo, anche aspetti culturali. Sì, speriamo che coinvolgano anche aspetti umani e di comprensione, in particolar modo per quello che sta succedendo nel mondo, no? Tra paesi. Assolutamente, Tra paesi poi che parlano la stessa lingua. infatti, cioè, infatti quello che è diciamo abbastanza singolare comunque, e questo vuole essere comunque anche un messaggio per ricordarci che siamo comunque tutti una grande famiglia, fondamentalmente, e che abbiamo tutti bisogno diciamo l'uno dell'altro ed è giusto che passi questo tipo di messaggio, ecco. Che non sia un messaggio di separazione, ma di inclusione. Grazie Cristiana e complimenti veramente Grazie a te. per lo straordinario lavoro che hai fatto. È veramente un lavoro apprezzabile e che ha un grande valore culturale, sociale e soprattutto di comunicazione. Perfetto, ti ringrazio. Vedete qui in sovraimpressione il libro, vi presento Le lingue straniere, un libro che abbiamo detto aiuta, facilita e velocizza l'apprendimento delle lingue. Cristiana, ciao, ci sentiamo presto, un abbraccio. Ciao, un abbraccio anche a te e a tutti voi, grazie. Ciao.